Allora, un saluto ai presenti e continuiamo il nostro percorso per quanto riguarda il progetto Il Centenario della Grande Guerra, questa volta un altro aspetto del conflitto della Prima Guerra Mondiale, la Chiesa e la Grande Guerra. Quindi vedremo un po' le varie posizioni appunto del mondo religioso a riguardo ciò che venne definito come il Grande Massacro, di tanti personaggi che appunto hanno ruotato intorno a questo periodo che gettò l'Europa in un fiume di fango e di sangue. E naturalmente si ringrazia ancora una volta le ambasciate di Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca per aver appunto concesso l'alto patronato e riconosciuto anche appunto l'impegno e la qualità appunto delle manifestazioni che dal 2014 ad oggi abbiamo organizzato. Do quindi la parola a Antonino Migliore appunto che ci introdurrà appunto in questo Strano perché non eravamo in guerra con loro, con l'Austria, ora ci danno pure l'alto patronato, prima eravamo in guerra, insomma, la guerra l'abbiamo fatta con loro. Comunque questa sera io ho perso i conti, non mi ricordo quante conferenze abbiamo fatto finora, ma saranno una decina, No, credo, di più, di più. non mi ricordo più, sinceramente gli argomenti, perché l'abbiamo finora sviscerati quasi tutti, e dal 1914, dal 2014, cominciamo, e dal 2014 che abbiamo iniziato, sia forse abbiamo presentato anche qualche libro di qualche autore, sia io ne ho fatti 4-5, Nunzio, eccetera. E stasera effettivamente proseguiamo con un argomento molto importante e fondamentale, cioè la Chiesa e la Grande Guerra. Perché in genere la Chiesa anche ora si dice pace, eccetera, che tutti siamo per la pace e la Chiesa naturalmente non fa altro che dire che anche loro sono per la pace, cioè, specialmente questo Papa che marca molto questi concetti. Quasi rinnegando tutto il passato, perché pace non basta, la pace, esiste solo la pace sopra ogni altra ragione. Naturalmente non è stato così, forse fino alla Grande Guerra possiamo dire, perché la Chiesa aveva dei concetti precisi, per cui non è vero che non si doveva fare la guerra si doveva fare come? Sempre fatto la guerra, la Chiesa l'ha fatta sempre. Prima di affrontare il tema della serata, esaminiamo la posizione assunta dalla Chiesa di fronte alla guerra nei secoli precedenti. Il problema viene trattato nella dottrina della guerra giusta, elaborazione che si deve a Sant'Agostino e a San Tommaso d'Aquino, poi approfondita dai teologi spagnoli, il domenicano Francisco da Vitoria e il gesuita Francisco Suarez. Quindi la Chiesa si è affidata a questi, oggi li chiameremo intellettuali, ma a dei geni come Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino, che erano due veramente qualcosa c'è da tremare di fronte a loro. E avevano elaborato il concetto di guerra giusta. Esisteva il concetto di guerra giusta, che naturalmente non è la guerra santa. La guerra santa è quella che fa l'Islam a noi, o che noi pure intendiamoci, abbiamo fatto in passato per carità, e quella è la guerra santa, né è guerra di religione, perché la guerra di religione è quella che abbiamo fatto noi in Francia con i protestanti, nel 500, eccetera. Quella era una guerra di religione. Questo è il concetto di guerra giusta, che è tutt'altra cosa. Citiamo pertanto i criteri stabiliti. Nel caso di un attacco da parte del nemico, esso deve essere tale da comportare gravi conseguenze per i beni essenziali ai fini della vita. L'attacco non deve trovare giustificazione alcuna, infatti non deve essere stato causato da precedenti gravi provocazioni. La difesa dall'attacco nemico deve essere immediata, dunque non può trattarsi di una misura preventiva contro intenzioni aggressive solo ritenute probabili. La guerra deve essere stata dichiarata dall'autorità legittima.
deve servire solo alla pura difesa dei beni minacciati, ossia per le intenzioni e per i mezzi impiegati, la difesa non deve sconfinare oltre quanto necessario al suo scopo. Devono esistere ottime possibilità che la meta della difesa venga conseguita. Questa meta non deve poter essere raggiunta anche con mezzi meno cruenti, principio dell'estrema ratio, ossia tutti i mezzi pacifici, trattative e mediazioni devono essere esauriti. I beni che si vogliono proteggere devono essere complessivamente di importanza superiore ai danni che prevedibilmente derivano dalla guerra. Principio della proporzionalità. Non si deve far ricorso a mezzi che siano moralmente condannabili. Se queste condizioni non vengono soddisfatte nel loro complesso, allora, secondo la concezione tradizionale, è necessario rinunciare alla guerra e accettare i mali inflitti dall'avversario. Quindi la Chiesa nei secoli ha stabilito questi concetti. Se ci sono questi concetti, rispettando questi, la guerra è giusta. Bisognerebbe fare la guerra ora. Chissà se è giusta la guerra alla campana. Ma questo non dorme. Naturalmente questi giudizi si riferiscono alle guerre offensive, perché le difensive rientrano nel diritto naturale, non si discutono, la difesa non si discute, essendo lecito reagire con la forza a chi esercita la forza. Questi sono i principi della Chiesa, non proprio. Quindi il Catechismo di Pio X ribadisce che è lecito uccidere il prossimo quando si combatte una guerra giusta. Salve, buonasera. Buonasera. Prego. Quindi a questi principi il Catechismo di Pio X aggiunge che è lecito uccidere il prossimo quando si combatte una guerra giusta. Quando si eseguisce per ordine dell'autorità suprema la condanna di morte in pena di questo delitto. E finalmente quando si tratta di necessaria difesa contro un ingiusto aggressore. Quindi più chiaro di così. La Chiesa ha messo sempre la guerra, la difesa e tutto. Posizione riconfermata sostanzialmente dal nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, che è del 2000 e qualcosa, 2004, 2005, mi pare, più o meno. Fatte queste premesse, risulta chiaro come la definizione di inutile strage rappresenta uno strappo alle teorie fino allora prevalenti. Per capire come si è arrivata a questa eccezione, esaminiamo i rapporti tenuti dai diversi componenti della Chiesa con lo Stato e con la guerra. Iniziamo dai pontefici. Durante il conflitto si succedono due papi, Pio X e Benedetto XV. Entrambi critici di fronte al teorema della guerra giusta e al superamento della separazione esistente tra Chiesa e mondo esterno. Poche settimane dopo l'inizio del guerrone, come lo chiamava Pio X, noi abbiamo chiamato Grande Guerra, lui lo chiamava guerrone, che super giù ci siamo. Lo stesso pontefice muore il 20 agosto del 14. Pochi giorni dopo il conclave elesse Papa Giacomo della Chiesa, che scelse il nome di Benedetto XV. Elezione un po' anomala, dato che aveva ricevuto la porpora cardinalizia solo 3 mesi prima. Risulta essere il meno noto tra i pontefici del Novecento, forse perché messo in ombra tra i due più famosi, Pio X e poi Pio XI, che successe poi. Fu perfino definito il Papa sconosciuto, sia per il breve periodo di pontificato, 8 anni,
Vabbè, 8 anni non sono poi tanto brevi, se pensiamo poi a quello che è successo al povero Giovanni Paolo I, è stato un mese, ma insomma, diventa un bel periodo. Sia per la sua decisa posizione durante il conflitto. Infatti, dal suo primo insediamento mantenne un'assoluta neutralità e con l'esortazione Ubi Primum fece un appello di pace rivolto a tutti i cattolici del mondo. È indicibile l'orrore e l'amarezza che ci ha subito riempito l'animo nel contemplare tutto quanto l'impane spettacolo di questa guerra per la quale vediamo tanta parte d'Europa devastata dal ferro e dal fuoco, rosseggiare di sangue cristiano. Nella sua prima enciclica poi scrisse: ogni giorno la terra ridonda di nuovo sangue e si copre di morti e feriti. Il tremendo fantasma della guerra domina dappertutto e non vi è quasi altro pensiero che occupi ora le menti. Nazioni grandi e fiorentissime sono là sui campi di battaglia. E intanto, mentre da una parte e dall'altra si combatte con eserciti sterminati, le nazioni, le famiglie, gli individui gemono nei dolori e nelle miserie, funeste compagne della guerra. Si moltiplica a dismisura, di giorno in giorno, la schiera delle vedove e degli orfani. Languiscono per le interrotte comunicazioni i commerci. I campi sono abbandonati, sospese le arti, i ricchi nelle angustie, i poveri nello squallore, tutti nel lutto. Mi ha sorpreso questo riferimento ai ricchi che erano nelle angustie. Beh, insomma, in fondo voleva dire che tutti, per la guerra, era veramente la guerra, è stata un guaio per tutti, anche per i ricchi, li hanno nominati anche i ricchi. Come oggi sente, la Chiesa parla solo di poveri, qua parlava pure dei ricchi. Quindi. E ancora nel primo anniversario dello scoppio ricordò ai popoli belligeranti e ai loro reggitori la tremenda responsabilità della pace e della guerra in un mondo fatto ospedale e ossario. Nel 17, oltre a parlare ancora una volta di inutile strage, fece di più. Inviò a tutti i belligeranti un invito alla pace fissato in 7 punti. Evacuazione delle zone occupate, disarmo reciproco, libertà di navigazione, rinuncia reciproca agli indennizi di guerra, esame delle questioni territoriali irrisolte tra Francia e Germania, tra Italia e Austria, istituzione dell'arbitraggio internazionale. Quindi bisogna riconoscere che si diede anche da fare proprio, non so, predicò contro la guerra, ma si diede da fare per cercare una soluzione. La proposta non ebbe nessun ascolto. La Germania la ritenne un tentativo di strappare loro la vittoria. La Francia non rispose nemmeno. La Gran Bretagna si limitò a ringraziare. Il presidente degli Stati Uniti, Wilson, rispose duramente e Sidney Sonnino, ministro degli esteri italiani, la ignorò. Del resto, anche le chiese di ogni nazione agirono per conto proprio. E se già il gesuita tedesco Peter Lippert si era dichiarato sicuro della vittoria perché Dio era con la Germania, tanto per cambiare, poi si ripete il fatto di Dio con noi, con i nazisti. Ora il domenicano francese, padre Antonin Dalmas Certiange, si rivolge al Papa dicendo: noi siamo tra i figli che talora dicono no, no, Santo Padre, noi non sappiamo che farcene della vostra pace. Per non parlare di Georges Clemenceau, primo ministro soprannominato Tigre, il più intransigente nel chiedere la guerra finita e il disarmo della Germania, che liquidò Benedetto chiamandolo il Papa tedesco, il Papa Bosch. Il cattolico Tommaso Cadarati Scotti scrisse che le parole del Papa avevano provocato una tempesta di ire. Un generale arrivò a dire: bisogna impiccarlo. Un cappellano militare, Don Carmine Cortese, nel suo diario, annotò le parole dette da un maggiore nei riguardi del pontefice definendolo delinquente, tisico, deforme, che non tarderà tanto a scendere dalla tomba. Nonostante questo, il Papa a guerra ultimata inviò tutti a deporre gli odi e condonare le offese, promettendo l'appoggio alla Lega delle Nazioni. Enciclica Pacem Dei Munus Pulcherrimum.
certo che dalla guerra Benedetto uscì perdente, e non poteva essere diversamente. Il pacifismo allora era sinonimo di disfattismo, e diversi uomini di chiesa, vescovi e cardinali, si schierarono con il proprio paese. Nessuno mise in dubbio che un soldato cattolico potesse venir meno al dovere di combattere. E questo è importante. Non lo fece neanche il Papa. Inoltre ogni chiesa aveva una particolare visione dello Stato nemico. Quella francese vedeva nella Germania l'origine della religione luterana. Quella tedesca voleva la vittoria sui francesi perché eredi della rivoluzione del 1789. Molti vescovi e preti, infine, in Italia guardavano con favore alla cattolicissima Austria o al ramo francese fedele al Papa contro i protestanti tedeschi. Tanto che un poeta inglese, John Colling Squire, descrisse la situazione con i seguenti versi. Dio udì le nazioni in guerra gridare e cantare. Dio punisca l'Inghilterra. Dio salvi il re. Dio è da questa parte. Dio è da quell'altra. Buon Dio, disse Dio, mi hanno trovato un lavoro. La guerra era tra l'altro considerata una costante nella storia. E a questo proposito ci piace riportare quanto scrive proprio il nostro Corrado Albano, che fu in guerra anche lui. È stato ferito, ha un braccio che poi restò tutta la vita offeso, nel romanzo 20 anni. Queste sono così considerazioni da letterato anche, ma da uno che evidentemente aveva questa idea allora, perché poi tutti hanno cambiato idea, tutti gli intellettuali che avevano aderito alla guerra hanno cambiato idea. Tutto il mondo ha fatto sempre la guerra ed è cominciato con la guerra. La vita è corta e pochi se ne accorgono che il mondo ha fatto sempre guerra. A ogni guerra dicono che questa sarà davvero l'ultima, la fine di tutte le guerre. Ma poi vengono i nuovi che crescono, divengono forti, quello che hanno preso non gli basta, la famiglia si è allargata e ricominciano. Non c'è nessuno che voglia la guerra, e tutti a un certo punto la fanno, quello che assistiamo praticamente sempre. Come lo spiegate? Date retta. I libri dicono che niente di meno gli uomini non hanno fatto che guerra. E il più lungo periodo di pace che abbia avuto il mondo è stato di poco più che 50 anni, neppure lo spazio della vita di un uomo. Ma voi mi dite, sono tutte belle ragioni, ma il fatto è che in guerra si muore. Io vi dico che anche a vivere si muore. Soltanto uno non se lo aspetta e allora sembra lontano. Chi lo vede che succede nel mondo mentre noi stiamo tranquilli a casa nostra? Nello stesso minuto gente nasce e gente muore. Sembra che proprio a noi non debba toccare e che proprio noi siamo dispensati da questo passo. È molto bello questo passo di Albano nel suo romanzo. Veramente è, forse un po', c'è un po' di scetticismo, un po', però descrive effettivamente la vita com'è. Abbiamo già detto della sconfitta di Benedetto XV, ma è indubbio che aprì una crepa in quelle teorie che erano alla base della guerra giusta che abbiamo esaminato all'inizio. Inoltre aveva intuito che la grande guerra si differenziava dalle precedenti per le nuove armi usate, il numero di morti e per l'estensione del fronte su cui si combatté e che finirà col modificare la politica europea. Lui l'aveva intravisto queste cose. Cambiò non solo il teorema della guerra giusta, ma anche il concetto di patria con la prima guerra mondiale. Lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque scrisse nel suo famoso Niente di nuovo sul fronte occidentale, con i nostri giovani, lui era stato anche in guerra, volontario, con i nostri giovani occhi aperti vedemmo come il classico concetto di patria, quale ci insegnarono i nostri maestri, si realizzasse per il momento in una rinuncia alla personalità, quale mai non si sarebbe osato imporre alla più umile persona di servizio. Saluto, attenti, passo di parata, presenta tardi, fianco destro, fianco sinistro, batte di tacchi, cicchette e mille piccole torture. Ci eravamo figurati diversamente il nostro compito. Sembrava che ci si preparasse all'eroismo come cavalli da circo.
ma finimmo con l'abituarci. Questa era un po' l'impressione che avevano evidentemente i combattenti, perché i rapporti con il generale poi furono disastrosi, ci sono stati militari che erano folli completamente. Si parlava di Cadorna, accusato anche di, poco fa, di che è stato anche accusato di tutte le nefandezze. Facciamo un passo indietro per tornare a prima dello scoppio del conflitto. La gerarchia ecclesiastica un po' dovunque era favorevole alla scelta della neutralità. Oltretutto da noi era ancora irrisolta la questione romana, sorta tra Stato e Santa Sede, e che era culminata con l'allontanamento dalla politica dei cattolici più intransigenti. Non ecclesiastici, cioè non giovani, diceva il Papa. Quando hanno chiesto di partecipare alla vita politica, il Papa diede il suo parere contrario ai cattolici, dice no, noi non possiamo partecipare alla vita. Scoppiata la guerra, diventava sempre più difficile persistere nell'opzione neutralista e quindi non mancarono posizioni diverse anche dalla parte dei vescovi. In Francia particolarmente, ma anche in Inghilterra e in Germania, il clero cattolico si adeguò al sostegno della guerra voluto dai fedeli e dai governanti. Più difficile la situazione nei paesi a maggioranza protestante. Nel Regno Unito la minoranza cattolica era sopportata e sospettata di obbedire ai comandi del Papa. In Irlanda i cattolici si auguravano la sconfitta dell'Inghilterra perché avrebbe favorito l'indipendenza della loro isola. In Italia, dati i rapporti tra Stato e Chiesa e la presenza di massoni nel governo, i vescovi e la maggior parte del clero rispettavano le direttive del Papa, anche se non mancavano gli interventisti. Tra questi, Monsignor Orazio Mazzella, vescovo di Rossano, Calabria, che definì giusta e legittima la guerra dell'Italia, perché difensiva contro gli imperi centrali, che tenevano sotto la propria sovranità territori naturalmente italiani. E un altro vescovo, quello di Sorrento, scrisse sulla libertà: concordi nel volere la guerra che Dio ha voluto, che l'autorità legittima ha ordinato, a inviare i nostri cari più intimi a prestare l'opera loro, a rendere più grande e gloriosa l'Italia nostra. Quindi c'erano dei personaggi della gerarchia ecclesiastica che erano favorevolissimi alla guerra. Paradossalmente in tutta Europa si usavano i luoghi di culto per chiedere a Dio il successo del proprio esercito. Era nella barzelletta, perché ogni volta si rivolgeva a Dio, diceva, fa vincere, come quando si rivolgevano a Dio per vincere la lotteria, insomma, c'era allora quando si raccontavano le barzellette di quello che diceva, fammi vincere la lotteria, eccetera. E la pregava sempre in chiesa, a Gesù Cristo, fammi vincere la lotteria. Già nel sacrestato, insomma, si è seccato, si è messo dietro, e diceva, fammi vincere la lotteria, ma almeno compri del biglietto, ci disse. Ora, questo ognuno cercava, chiedeva a Dio il successo del proprio esercito e per ringraziarlo con i Te Deum per le vittorie. Situazione che fece dire allo scrittore irlandese George Bernard Shaw che sarebbe stato meglio chiudere le chiese piuttosto che sentire preghiere per la sconfitta del nemico. Paradossalmente aveva un senso, insomma, perché ognuno pregava a Dio per fare, insomma. Dopo Caporetto, il comando supremo decise di agire sul clero per convincere la popolazione a un maggiore impegno contro il nemico. Il ministro Guardasigilli, Ettore Sacchi, inviò una circolare ai vescovi perché anche il clero intensifichi la sua cooperazione, specie nei comuni rurali presso le famiglie dei soldati, per fortificare lo spirito di resistenza e di sacrificio e diffondere il convincimento che dall'esito felice della nostra guerra nazionale dipendono la salvezza e la fortuna della patria, cui è indissolubilmente legato il benessere morale e materiale dei singoli cittadini. I risultati dell'invio di questa circolare furono positivi, come ammise anche il comandante Diaz. Qualcuno come Monsignor Rodolfi, vescovo di Vicenza, difese i suoi sacerdoti dall'accusa di disfattismo. Risentito, scrisse al capo del governo: ho 700 preti, 200 sotto le armi, 500 in cura d'anime. Dei 200 sacerdoti soldati, alcuni sono morti, altri furono feriti, alcuni decorati,
altri encomiati. Nessuno ha mai mancato al suo dovere, nessuno. Vediamo ora le reazioni di preti, soldati, cappellani militari, seminaristi a contatto con le trincee. Tra 15.000 preti ne furono scelti come cappellani militari circa 2.400. Altri trovarono spazio nel servizio sanitario e molti finirono nel fronte. I cappellani, nell'intenzione del generale Cadorna, avrebbero dovuto favorire lo spirito di ubbidienza e di disciplina. Tra loro alcuni divennero personaggi di rilievo e tenuti in grande considerazione, come il barlapita ex modernista Giovanni Semeria, e che da posizioni pacifiste passa a convinto sostenitore della guerra, per poi, quando vide gli orrori del conflitto, provare l'angoscia di aver tradito la sua vocazione sacerdotale. Fu poi ricoverato in una casa di salute in Svizzera e pensò di suicidarsi, credendosi colpevole della morte di giovani, di padri di famiglia, che alcuni nostri incitamenti che potevano forse aver spinto alla guerra. Tutti si pentirono, solamente tutti gli interventisti a qualunque livello si pentirono. Interventista fu anche Don Primo Mazzolari, un altro nome della Chiesa, che dopo il conflitto prenderà le distanze da quell'esperienza affrontata con ingenuità. L'esercito non c'è scampo, è il rifugio degli imbecilli. Si sentiva qualcuno degli altri grandi dell'esercito, mentre avrebbe voluto sentirsi dire: se invece di dirci che ci sono guerre giuste e guerre ingiuste, i nostri ideologi ci avessero insegnato che non si deve ammazzare per nessuna ragione, che la strage è inutile sempre, e ci avessero formato un'opposizione cristiana chiara, precisa e audace, invece di partire per il fronte saremmo discesi sulle piazze. E noi, in buona fede, abbiamo creduto che bisognava finirla una buona volta con i prepotenti di ogni risma. E siamo partiti come per una crociata, perché a noi non importava né Trento né Trieste, né questa né quella revisione di confini. Stesso percorso affrontò Luigi Sturzo, famosissimo fondatore del Partito Popolare, che vedeva la nascita di una nuova Europa e libertà per le nazioni. Anche egli cambiò idea nel dopoguerra di fronte alla grave crisi economica che aveva colpito la nazione. E ancora Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, richiamato alle armi, non chiede di fare il cappellano, ma prende servizio come sergente. Nominato poi sottotenente e cappellano militare, coordina le case del soldato dove i militari potevano leggere, riposare e assistere alle funzioni religiose. Citiamo per ultimo il frate francescano Agostino Gemelli, notissimo, arruolato come capitano medico e futuro fondatore dell'Università Cattolica, che porta poi il suo nome. A Roma c'è il Policlinico Gemelli, che porta il nome proprio del frate Gemelli. Il frate non solo diede il suo convinto sostegno al conflitto, ma teorizzò il dominio assoluto degli ufficiali sulla truppa. E questo era un po', mi pare, fuori un po' dalla logica. Il soldato deve solo eseguire gli ordini impartiti, anche se privi di logica o morale, dette da un sacerdote, mi pare un po'. Arriva a sostenere il valore divino della guerra. Ho detto che la guerra è divina, con ciò non intendo enunciare un paradosso, intendo dire soltanto che l'effusione del sangue umano per opera della guerra nelle terribili lotte dei popoli ha un valore speciale, per il quale esso coopera al governo divino del mondo. Lo spargimento di tanto sangue innocente è una forma di espiazione della colpa del genere umano, espiazione che ha valore di rigenerare non solo gli individui, ma anche le nazioni. Questo fu un concetto che si fece strada nell'Ottocento, che la guerra era castigo di Dio, che bisognava espiare non si sa che cosa, ma senza nessun senso in fondo, come poteva essere la guerra. E qui un po' si ricollega, il padre Gemelli si ricollega a questo concetto, che c'è stata una corrente proprio dell'Ottocento che ha sostenuto questo. E di fronte alle numerose morti di soldati, il frate usa parole
che sfiorano la retorica. La vostra vita ci passa innanzi come in un quadro. Quante attività, quante speranze, quanti ideali. Ma noi sentiamo che non è fuggito tutto. Che voi non ci avete lasciata la vita che per impreziosirla. Che voi non siete caduti per sempre. Che siete caduti nelle braccia di Dio, il quale vi ha raccolti e vi ha sollevati, e che le vostre speranze, i vostri sogni, i vostri ideali di giovani credenti riprendono calore e vita nel governo provvidenziale dell'universo. Belle parole, solito per la gente moriva. Alcuni preti finirono anche prigionieri nei campi di concentramento. Qui erano abbandonati al freddo, alle malattie, alla fame, alla sporcizia. Un prete bresciano, dopo il Pino Tedeschi, ci ha lasciato diverse descrizioni di quell'inferno che faceva rimpiangere finanche la vita in trincea. Una notte, disperato, prese una malata di erbe e se la cacciò in bocca. Con ansia e fretta, come consumassi un furto. Ho capito che con quel pugno di verde tra i denti ero diventato bestia. La vita che hanno fatto, sì, ma anche nelle trincee. Nelle trincee si vengono delle cose veramente che non sembrano vere. La vita è proprio assurda, che, ma anche dei campi di concentramento ne parliamo. Lo stesso sacerdote racconta di aver contribuito a dare la caccia ai topi e a mangiarli dopo averli arrostiti sulla brace. Del resto è successo anche nella seconda guerra mondiale, quando Giovannino Guareschi, lo scrittore, finì in un campo di concentramento, prendevano, dice anche lui, i topi e li mangiavano. Qualcosa bisognava mangiare. Trovavano i topi e pazienza. Appena finita si manifestò in molti sacerdoti una crisi profonda. L'impatto con quanto avevano visto fu devastante. Infatti, in fondo fino allora il prete al solito, io già ricordo che quando lo sentivo raccontare mia nonna, che una volta diceva, i preti non uscivano, i papi non ne parliamo, mia nonna era scandalizzata quando un papa si muoveva, dice, ma come, in Vaticano sempre i papi stavano, nei miei tempi, stavano sempre in Vaticano, ora siete avanti in giro. Quindi era un'epoca anche in cui i preti erano una vita particolare, seminari, no? Non erano abituati. Partono dal seminario e vanno in trincea a vedere quello che hanno visto, cose veramente che avrebbero fatto impazzire chiunque. Quindi ci fu la crisi anche tra i preti. Tante certezze maturate nei seminari e negli ambienti ecclesiastici vennero meno. Il piccolo mondo spirituale di ieri non basta al sacerdote che ritorna dalla guerra, scrisse Don Mazzolari. La Chiesa da parte sua non colse subito i cambiamenti che erano avvenuti, non concepì l'idea di cambiare la sua visione della figura del prete e non si accorse che il reinserimento era reso più difficile nel mondo totalmente cambiato rispetto all'inizio del conflitto. Il risultato fu che tra i sacerdoti arruolati ben 350 furono sospesi a divinis, perché sotto le armi erano cambiati e tanti lasciarono volontariamente la Chiesa. Quindi c'è un allontanamento quasi generale dei preti dopo la guerra dal mondo ecclesiastico, anche perché molti si erano resi anche loro un po' protagonisti di vite assolutamente corrotte, perché insomma la vita di trincea eccetera, prostitute, cose, a quanto pare anche loro si davano come da fare, non li hanno perdonati, alcuni furono costretti ad andarsene dalla Chiesa di coscienza. Per concludere, il bilancio alla fine del conflitto fu 845 morti, 795 feriti e 1243 decorati al valor militare per meriti di guerra. Questo è stato il bilancio. Vi ringrazio di avermi dato ascolto. Come faccio sempre io, cerco di accorciare, perché sennò l'argomento potrebbe durare tutta la serata, ma so che a un certo punto so che la vostra pazienza dura fino a appunto adesso immagino che non avete niente da dire tu, non se vuoi sapere qualche curiosità di vedere la Eugenia, che effettivamente l'ha ascoltato, cioè sì, il fatto della Chiesa, cioè, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra.
E si può dire oggi è nata l'idea della pace della vita. E quindi anche no, cioè siamo cresciuti con noi siamo cresciuti con il concetto più della pace. Ma non è vero che il concetto di guerra e il contrasto con la Chiesa mai stato. Questo sì, è assolutamente non esiste. Non esiste. La guerra sempre fatto, la Chiesa ha sempre fatto le guerre che ha ritenuto giuste, anche giuste, e anche giuste in fondo. Non è che, diciamo che questa non è, figura non si ritirava dalle guerre al fronte, la vita al fronte è stata addirittura sconvolgente, appunto, e quello se è noi leggiamo perché fin quando quello che hanno cappellani, vabbè, facevano i cappellani, quello che hanno scritto gli scrittori della vita al fronte, va bene, ma i guerra non possono fare solamente i cappellani, devono fare soprattutto gli uomini. Sì, è stata una guerra assurda per volte. Ma l'uccisione del tanto che poteva essere pure un altro sacerdote, o comunque un cristiano, è forte. La vita descritta nelle trincee qualcosa questo che tipo di ma di allucinare questo aspetto perché siamo sempre legati alla guerra era iniziata con la speranza che in pochi mesi si sarebbe conclusa al solito dice vabbè in pochi mesi ci ripieghiamo facciamo tutto e in realtà poi non è stato così e ecco perché e si era abituati a che sia stata una guerra nuova in tutti i sensi questa guerra ha veramente cambiato il mondo è vero non è che non è stata la seconda a cambiare, è stata la prima che ha tirato poi ha voluto la seconda perché naturalmente è stato un tutt'uno. Si può dire che è stato un tutt'uno. Prima e seconda sono stati un tutt'uno. Sono stati perché sono morti, perché se la morte è un fatto naturale, perché io non condivido il pensiero del Varo, perché se la morte è un fatto naturale, una cosa è prendere la morte nel proprio letto. Certo, è ben chiaro, è una cosa. Certo. Sì. Di chi va? Alvaro cerca un po' di giustificare quella idea. Per guardare gli interessi di un'altra persona. Certo. Perché a me non interessa proprio andare a morire per salvaguardare. E come il concetto, diciamo. Sì, e quanto poi scriverà per sacerdote. In questo senso, cioè la dignità dell'uomo. Sì. Va difesa comunque, infatti siamo. E quello che scrisse poi Don Mazzolari, veramente a me era molto importante di Trento, di Trieste. È come se non volessi sulla sedia elettrica, il concetto è quello, ecco perché. Però che sia che la guerra sia una costante è vero. Che sia stata una costante. Da quando è nato l'uomo ha fatto guerra. Da quando l'uomo ha regnato il primo pezzo di terra. Ha fatto la guerra. Stanziale e subentrata la guerra. Se c'è un concetto che appartiene all'uomo è la guerra, non c'è niente da fare, è nato con l'uomo e non ha fatto, è vero, forse noi siamo, lo diciamo sempre, la prima generazione che non abbiamo visto la guerra è stata la nostra, perché poi dal 45 in Italia, è chiaro, parlo in Italia, noi non abbiamo visto la guerra che ha superato perché in genere ogni 50 anni l'Italia assisteva a delle guerre anche non è che era in tutti i secoli ogni 50 anni l'Italia era in guerra comunque. Noi siamo stati tra i fortunati non lo so a non vedere guerre vediamo se arriveremo con la diplomazia a non fare sì. Le guerre però ci può essere il morto come nel caso dei genitori sì ma vedi ecco oggi sì ma vedi nel caso dei Reggeri ma il caso dei Reggeri in passato si sarebbe fatto una guerra diciamo, ecco dove è il concetto stiamo eliminando il campo di battaglia però lo stiamo eliminando le però cose contrarie non basta eliminarlo perché poi essere umiliati noi l'accettiamo una volta non era accettato da una nazione non era accettato che l'India ci
tratti in quel modo per i Marò, ma una volta figuriamoci, per storia sarebbero scoppiate 10 guerre dovute per l'India. Insomma, oggi forse, ma per carità, forse è meglio così, forse è meglio vivere in pace, portarsi. Però, e non c'è dubbio, però è anche vero che... Quasi non credo proprio, insomma, che questa sia pace, che quelli sono una guerra. Sì, e poi le guerre ci sono, nel mondo il mondo è pieno di guerre. Anche la pace interiore ci vuole, non è ma fin anche il Papa ha detto che siamo la terza guerra mondiale fatta a pezzi, a pezzi. Sempre pace, ma quelli continuano a fare guerra, sì, in fondo ma la Cina deve essere innocente, deve farsi spirituale, non dovrebbe presuntamente, però vabbè. Il Papa fa il suo mestiere, per carità. Il potere esige questo. Il Papa non è che può andare a predicare la guerra, su questo non si discute, ci mancherebbe. Però, però. È un difetto ammazzare, però lo dice, bisogna essere secondo voi. Sì, però ci dovremmo fare la guerra. Torniamo sempre là. La guerra. Se tu lanci l'altro non può. La guerra è connaturata all'uomo. Alla prossima, se non sarà fatta, sorpresa.